Ma vedi come partita ostica, perché Cittadella ormai è una grossa realtà di questa Serie B, poi ha cambiato poco rispetto agli anni passati, quindi troviamo una squadra molto rodata nei loro elementi. Noi abbiamo cominciato a intraprendere quella strada che cercheremo di portare da qui a fine campionato con grande voglia, grande intensità. L'abbiamo imboccata questa settimana. Abbiamo messo qualcosa ancora di più dentro alla nostra testa, alle nostre gambe, e quindi siamo sulla buona strada. È chiaro che non siamo né all'80-70%, però siamo una squadra che darà del filo da torcere alla Cittadella domani. Mister, ovviamente hai avuto il debutto sabato scorso a Terni, però adesso ritorni in panchina nel Tononuzzi, quello che ha dato tante gioie. L'ultima volta mi sembra che sia stata quella gara tra vecchie glorie, possibile l'ultima volta che hai calcato. Sì. Poi c'è stata ovviamente la gara con il Modena e poi la grande festa promozione. Niente, comunque una grande emozione tornare in panchina al Manuzzi, soprattutto perché da avversario per un modo o nell'altro non ci sei mai ritornato. No, è chiaro. Questo per me domani sarà un debutto, perché per me Cesena è, come ho detto, è sempre come la prima volta che ci torno, quindi con grande entusiasmo e grande voglia. Non vedo l'ora di risedermi lì, perché avrò delle sensazioni positive, ma non per quello che ho fatto, ma per quello che poi ho percepito in questa settimana, con la voglia, con la grande determinazione che tutta questa città, tutti questi grandi tifosi vogliono dare. E quindi lo aspetto anch'io con grande trepidazione, e spero che poi questa mia voglia si trasformi in un fatto positivo per tutti, per i miei ragazzi, per la società, per il pubblico che domani ci darà una grande mano. Mister, vado sulla questione più diciamo, tecniche e tattiche. Questa settimana ho seguito diversi allenamenti, hai dato spazio anche a Tonucci in vari ruoli della difesa 3, lo vedi concentrato? Lui è un ragazzo che fisicamente è molto forte, è anche cresciuto, aveva sempre avuto problemi un po' di attenzione e concentrazione. Tu lo vedi migliorato? Lo vedo migliorato sulla gestione di qualche situazione sicuramente, anche perché poi con la maturazione, con la crescita si riesce ad essere anche un po' più tranquilli. È un giocatore che per il Cesena è un patrimonio, quindi l'ho provato in varie situazioni, spero che domani lo collochi nel posto migliore che per lui che per la squadra, anche perché anche lì, insomma, con la mancanza di Morero, col fatto che Brandao ha avuto anche questa settimana un piccolo problemino che si è portato dietro da sabato con la febbre, qualcosa preso di virus, quindi ho cercato di provare tutti. Poi domani cercherò di instillare i primi 11. È convocato proprio Brandao? Sì, beh, fino a ieri non stava, oggi stava bene, quindi. Però fino a ieri ha avuto qualcosina, e quindi cercheremo di mettere tutti i giocatori che scenderanno in campo nelle migliori condizioni. Ho provato sempre il modulo 3-5-1-1, quindi sono andato avanti con questo. Perché poi questo è quello che poi domenica, sabato, ha dato un piccolo frutto, piccolo, ho detto, per almeno 45 minuti, un discreto Cesena. Negli altri 45 abbiamo sofferto. Però già nella sofferenza ho visto lo spirito di squadra. E questa settimana li ho visti molto bene. È chiaro che non sono brillanti, perché poi tutte le settimane che passano gli do dei carichi di lavoro che qualcosa li appesantisce, però io non posso guardare subito nell'immediato, ma devo guardare anche a lungo termine, cercare di portare tutti nelle condizioni migliori, che poi che riesco a pescare uno che non è negli 11 dei giornali, ma poi che lo metto dentro e mi dà quello che io mi aspetto.